Alla fine dobbiamo baciare a terra ed essere contenti di non aver subito una goleada, una differenza di qualità spaventosa, spaventosa proprio, imbarazzante, imbarazzante è la parola giusta. Con l'Albania abbiamo fatto gli splendidi. Appena è arrivata una squadra tosta è venuta fuori tutta la poca qualità di questa nazionale. Davvero mi ricorda quella di Antonio Conte, non so qual è più scarsa. Fra questa e quella di Antonio Conte, ma almeno Antonio Conte ha fatto uscire gli attributi, no? Vi ricordate la partita con la Germania? Ha fatto uscire davvero gli attributi dalla squadra, mentre oggi la squadra di Spalletti ha fatto davvero una brutta figura. Se voi pensate che il primo tempo è finito con 9 tiri in porta cioè con 9 tiri della Spagna, e uno dell'Italia che è quello buttato fuori dallo stadio da chiesa, e che Donnarumma ci ha salvato 3 volte sicure, cioè il tiro di Fabian Ruiz, il colpo di testa di quel giocatore là, Williams, tanta roba davvero, e l'uscita che ha fatto vicino alla porta almeno 3 volte. Quindi dobbiamo anche ringraziare Donnarumma, però ragazzi, davvero scarsi, se non si tira mai in porta. Quando vogliamo fare gol, se non si tira mai in porta. Vedete la Spagna tira sempre in porta. Fabian Ruiz ha fatto 4 tiri, solo lui. E noi non tiriamo in porta. E Scamacca, Scamacca ne vogliamo parlare. Cioè, ma vi rendete conto che noi abbiamo Scamacca titolare e Retegui in panchina? Cioè, al posto di Scamacca entra Retegui. Cioè, questa è la nazionale italiana. Dove vogliamo andare? Guardate, davvero, non mi entusiasma proprio, non mi entusiasma proprio. Siamo arrivati agli europei che non avevo quell'ansia prepartita, cioè non ce l'ho quell'ansia prepartita, quell'entusiasmo, no? Ah, dici, stasera gioca l'Italia. Non ce l'ho proprio. È davvero una delusione perché se questa è la qualità dell'Italia, stiamo messi proprio male, ragazzi. Speriamo nell'altro ciclo che verrà, ma in questo momento non vedo proprio la luce in fondo al tunnel. Di Lorenzo è solamente per me è un giocatore sopravvalutato, è il fratello simpatico, no? Il fratello più bello di Calabria. Cioè, come si fa a sperare, no, di contrastare una Spagna con questa rosa, ragazzi? Anche Barella, per esempio, oggi ha affondato nella mediocrità generale, ma non c'è stato proprio nessuno. Oggi non puoi dire, no, questo ha giocato bene, nessuno, nessuno, ness ah, Donnarumma. Donnarumma, è quello che ci ha salvato, ma possiamo dirlo, ci ha salvato il risultato. Cioè, oggi dobbiamo essere contenti di non aver subito la goleada. Ragazzi, siamo l'Italia, siamo l'Italia, siamo una squadra, diciamo, tosta e riusciamo anche a limitare i danni, ma anche per gli errori dell'avversario, altrimenti oggi la Spagna ne poteva fare 4-5 tranquillamente. Niente, ragazzi, cerchiamo di non perdere con la Croazia, di andare quanto più avanti possibile, ma sperare di puntare all'europeo, di vincere proprio l'europeo, io speranze non ne ho.